Ha tenuto banco in questi giorni la presa di posizione dell'assessore lombardo all'agricoltura Gianni Fava in materia di coltivazione, quindi di legalizzazione della canapa indiana. Lo abbiamo sentito oggi a margine dei lavori del Consiglio regionale lombardo. La questione della cannabis, sulla legalizzazione. Io quello che ho già detto, non è che io non cambio idea, non è che. L'hanno lasciata da solo? Ma non mi sento solo, no, queste sono scelte che prima che politiche sono di tipo etico, quindi uno eticamente può sentirsi sempre ben accompagnato, dipende dai punti di vista, non mi sento solo. Ha detto addirittura che è un dibattito renziano che lasciamo a Renzi, ha detto Salvini. No, i dibattiti renziani non servono a nulla, questo è un dibattito che serve invece, è diverso. Non so, è un'opinione di Salvini, il segretario lui faccia sintesi, il segretario fa sintesi, io mi adeguo come ho sempre fatto, però questa è la mia posizione storica, non è una novità. Ma secondo lei è una delle priorità in regione? In regione assolutamente no, e non lo è probabilmente nemmeno a livello nazionale, se non fosse perché nei prossimi giorni, a partire da domani, si comincia a votare un decreto che si chiama svuota carceri e che sull'argomento ci chiederà di prendere le posizioni precise. Non è una priorità, però tutto ciò che è politico e passa dal Parlamento è una priorità, secondo me. Cioè, non è che... Ma allora è stato un errore fare la Bossi Giovanardi? Ma non esiste la Bossi Giovanardi, si chiama Fini Giovanardi ed è una legge liberticida, certo che è un errore. Non c'è una Bossi Giovanardi, da dove l'hai trovata Montanari? Da dove? Cioè, e voi volete mettere dentro Bossi? La Lega però ha sempre avuto una posizione abbastanza... Io parlo per me, io ho detto molto... Che la Lega sia proibizionista non l'ho mai saputo. La Lega è un partito che si occupa dei problemi del nord e che afferma la questione settentrionale, punto. E sono entrato in Lega per quello, io non sono entrato in Lega né perché volevo fare il vetero clericale né per altri motivi. Quindi questa è la mia posizione personale e la mia posizione resta quella. Cioè io credo che oggi ci sia bisogno ancora di Lega per quello che rappresenta, per quello che rappresenta con le difficoltà che sta avendo questo paese e soprattutto con le difficoltà che si concentrano in questo territorio. Punto. Dopodiché ognuno di noi ha le proprie posizioni. Io ricordo un vecchio militante della Lega che un giorno mi disse: fatti in fretta a fare la Padania, che prima o poi voglio tornare a votare a sinistra. Cioè la Lega lascia. Per quello, non nasce per questioni ideologiche. Bossi ha sempre detto che la Lega non era né di destra né di sinistra, stava sopra, no? E io sono ancora lì, sono fermo con la Lega lì, sono un po' vecchio. La passo indietro di Maroni l'ha delusa? Dopo aver ritwittato il suo... Vabbè, io non so neanche quando abbia fatto passi avanti, io con Maroni non ho parlato, no, Maroni non mi delude mai. Grazie.